Ed eccoci in Piazza dei Miracoli a Pisa. Pochissimi turisti, così non c'è in giro nessuno che spinge la torre, una quelle scene abominevoli. Ma cosa state facendo? Ma vergognatevi! Peggio dei turisti siete! Via, camminate, camminate! Si sta lasciando Pisa. Il fiume Morto Nuovo. Siamo a San Giuliano Terme. Magari alle 5 uno spuntino. No, alle 5 poi ci sono i dolci, che c'è il dolce lucchese, il dolce canette. Questo è il fosso doppio e dietro c'è l'antifosso Canova. Noi stiamo andando verso tre ponti. Abbiamo finalmente lasciato il provinciale, speriamo che ci siano altri pezzi così brutti. E ci stiamo prestando a fare la seconda colazione. Eccola lì. Buongiorno, dai. Due in cammino. Ecco, faccio parlare solo lei, sennò siamo sempre fuori sincrono. Dove stiamo andando oggi? Oggi andiamo a Lucca. Su che cammino? Il cammino di San Jacopo in Toscana. Ma? All'incomercio. Al contrario, perché siamo partiti da Livorno e arriviamo a Firenze a fine cammino, invece che partire da Firenze e arrivare a Livorno. E quindi oggi la tappa è Pisa-Lucca. Pisa-Lucca. Con Ciurma. Con gli amici l'altra volta. Non siamo riusciti a terminarli, sono ancora lì. Okay. Noi abbiamo turnover di camminatori, li consumiamo. Siamo tutti rotti comunque. No, tutti rotti no, io tranne Giulia. Per ora. Va bene, 31 km, adesso ci aspetta solo 400 metri di salita a Ripa Fratta. Che già il nome è un programma. È un bel borgo medievale con una bella rocca che sovrasta il borgo e vedremo più avanti. Ma voi due volete da dire qualcosa? Silenzio sta. Chi doveva esserci e poi non è venuto? Ciao, abbiamo due Erminio. Paccari. Ciao Daniela, è stato bello. Si sono spaventati, non sono venuti. No, ma sono qui, guarda. Ciao Erminio. Va bene, in cammino. In cammino. Allora, il navigatore segnava una rovina qui a San Martino Ulmiano. La rovina è questa. Vabbè, pazienza, continuiamo a camminare. C'è la fontanella però. Deve essere anche carina questa chiesetta incastonata tra le case, però è chiusa, San Giovanni. E ora noi andiamo verso il cerchio. No? Ciao! Ciao! Guarda, il Golden è ancora, guarda lì, topolone. Itinerario ciclopedonale di Puccini. Noi si sbuca sul cerchio, che costeggeremo per un breve tratto però. Il cerchio è là dietro, dietro quelle canne. Non so se più avanti lo vedremo meglio. Eccoci qua, diamo un'occhiatina al cerchio, perché non si sa mai che domani lo si faccia un kayak. Qui si può scendere giù. No, una bella corrente, eh? Questo è un esempio degli sbarramenti sul secchio. Insomma, si potrebbe sbarcare prima, mettere i piedi in acqua e tirarlo giù.
si comincia a vedere, quella è una delle due torri di guardia che completano il sistema difensivo della Rocca di Lipa Fratta, c'è la Torre di Centino e la Torre Nicolai, che sono del XIII secolo. Stiamo dirigendoci verso Lipa Fratta, che è davanti a noi, la prendiamo larga perché noi siamo in questa direzione, e fanno sapere sul paese, diciamo che sul colle sopra il paese c'era una torre del 970 d.C. e la famiglia nobile locale dei Dari ci costruì intorno alla rocca che è citata per la prima volta nel 1085. Inizialmente era lucchese, perché era una famiglia lucchese, però poi fu conquistata dai pisani. Non che i lucchesi fossero tanto contenti, tant'è che hanno provato diverse volte a riprendersi, ma non ce l'hanno fatta. Alla fine finì ai fiorentini. I fiorentini pigliano tutto, qua in questa regione vanno a rompere le scatole ai pisani, ai lucchesi, e niente, finì comunque ai fiorentini. Con l'avvento della pompa da sparo nel 1400 fu necessario ristrutturarla e Giuliano da San Gallo, l'architetto militare famoso, aggiunse alle mura le scarpe, che sono dei piani inclinati che servivano per deviare le palle di cannone. È una, diciamo che anche il paese ai piedi della rocca era fortificato, numerose torri. La torre porta era quella che guardava la strada per Lucca, fu fatta saltare dai tedeschi in ritirata nel 1944. Il paese di per sé è molto carino perché è pieno di fregi, lapidi di marmo, e c'è anche un canale sotterraneo. Davanti al paese ci sono ben tre corsi d'acqua: la Loggia dei Mulini, il canale Ozieri e poi il Serchio. E il nome Lipa Fratta si pensa che sia dovuto a un'inondazione del Serchio che, diciamo, fece danni proprio in quella zona. Noi ci si ha fame, ci si voglia di arrivare, però è vero che ci si ha fame. Fame, fame. Alla bottega di Lipa Fratta, che noi ci chiedevamo che bottega fosse, è la bottega di Lipa Fratta, si chiama proprio così, non potete sbagliarvi. Giulia, per cosa sarà entrata? Per le birre artigianali o per le salsicce artigianali, secondo voi? Ecco, la rocca è quella lì, purtroppo non sono riuscito a mandare sul drone perché c'è tanto tanto vento, e ora la salita. Le mura della rocca, e noi entriamo dalla porta dei fiorentini, perché la porta pisana è murata, e questa è la porta dei fiorentini. Vedete, c'è il giglio e la croce del popolo, che sono simboli di Firenze, e ora vediamo se si riesce a entrare. Oh,
Allora, là dietro dove c'è la torre Centino, si vedono forse i merli della torre, e là sopra c'è la torre Nicolai. Ma noi giriamo. Abbiamo una possibilità su due di azzeccarci. Questa è la torre Nicolai. In realtà è la Centino. Sono due. Salatina, crudi, filo d'olio, sale e pepe. Questa è la ricetta dei germogli di bambù di Emanuele. Ovviamente non si possono cogliere. Che non si possono cogliere qui perché sono, il bambù è protetto. In realtà noi avevamo equivocato, si parlava del bambù. Detto, i germogli di bambù che vengono mangiati dai panda, e Emanuele ha esordito con un buonissimo. E noi siamo rimasti un po' basiti. Sapevamo che si potesse mangiare il panda. La chiesa di San Michele a Meati, purtroppo è chiusa. Ecco lì San Michele Arcangelo. Vuoi provare a vedere se è aperta? Eh no, gli è chiusa. È già il secondo cammino in cui ci imbattiamo nell'ipopia francigena, e non è la francigena che stiamo facendo, sia sui Navicelli che sul cammino di San Jacopo. Gattaiola. C'è la cava dove facevano anche le messe. Ozeri, che passa anche da Ripa Fratta, e siamo a meno di 3 km dalle mura di Lucca. E siamo finalmente arrivati a Lucca, antica città fondata forse dai Liguri, forse dai Etruschi. Fatto sta che nel 180 a.C. era già colonia romana. Il nome romano era Lucca, forse da Lucus, cioè bosco sacro, oppure da Lucare, che vuol dire tagliare, perché qua si fa riferimento a un'area disboscata creata dai sedimenti del cerchio. Con la caduta dell'impero romano poi si susseguono i Goti, i Bizantini e poi i Longobardi. Infine arrivano i Franchi e poi inizia il periodo medievale, signorie. Uno dei più famosi signori di Lucca è stato Castruccio Castracani degli Antelminelli, era il nobile ghibellino che sconfisse i fiorentini nella battaglia di Altopascio del 1325, una battaglia di cui abbiamo già parlato nel nostro cammino
dei navicelli, è interessante, sono anche degli aspetti un po' più corecci. E alla morte di Castruccio, Lucca cade nelle mani dei Visconti e poi dei Pisani. Torna indipendente solo nel 1370, grazie all'imperatore Carlo IV. I fiorentini però avevano comunque delle mire su Lucca e nel 1429 la assediarono, però i lucchesi chiedero aiuto ai milanesi, che inviarono con un sotterfugio Francesco Sforza, che batté i fiorentini e mise in fuga. Allora l'anno dopo i fiorentini pagarono lo Sforza per starsene a casa sua e assediarono di nuovo Lucca. In più deviarono il cerchio per cercare di allagare Lucca, però fecero male i calcoli e finì allagato l'accampamento fiorentino. E comunque i lucchesi chiesero aiuto ai genovesi e ai genovesi mandarono via i fiorentini. Per cui sto parlando di... Per cui Lucca poi rimase indipendente fino al 1799, quando fu espugnata dai francesi, che trasformarono Lucca nel Principato di Lucca e Piombino, e poi dopo il Consiglio di Vienna, il Congresso di Vienna, fu inglobata nel Ducato di Lucca e Parma. Poi nel 1847 finì nel Regno di Sardegna e nel 1860 nel Regno d'Italia. Eccoci qua. Mercatino dell'antico Ardeato. Ah, Piazza del Giglio questa? Sì, ah, perché ristorante Giglio. Piazza del Teatro del Giglio. L'autonoleggio del Giglio. C'è la SIAE. Del Giglio. Della Francigena,